che muore nel 1492, poi abbiamo Lorenzo, duca di Urbino, che è il figlio di Piero dei Medici, che succede a Lorenzo ed è quello che praticamente viene esiliato quando Carlo VIII scende dalla Francia, passa dal regno, dal ducato di Milano e arriva naturalmente a Firenze con le sue truppe, ma arriva in maniera molto tranquilla perché passa dalla porta di San Frediano, che gli viene aperta tranquillamente, entra questo piccolo re, che dice da molto piccolo ma silento, ma tutto in pompa magna, entra e praticamente Firenze quasi non si oppone. E Piero, il figlio di Lorenzo il Magnifico, era andato a chiedere aiuto anche al papato, eccetera, però con poco successo. Quindi quando naturalmente rientra Piero dei Medici da questa missione per trovare degli aiuti per Firenze, viene cacciato a sua volta, quindi lui e tutta la famiglia. Quindi da Piero dei Medici, che viene cacciato da Firenze, quindi la dinastia dei Medici, quindi il ramo principale viene praticamente mandato via da Firenze, perché noi abbiamo il ramo principale che praticamente si estingue poi con Lorenzo duca di Urbino, e poi avremo il ramo cadetto che inaugurerà il ducato di Firenze con Cosimo I dei Medici, in cui praticamente si unisce il ramo principale con il ramo cadetto. Quindi oggi siamo ancora, con Caterina, siamo nel ramo principale, perché lei è figlia, successivamente sarà figlia di Lorenzo duca di Urbino. Quindi Piero dei Medici ha due figli, Lorenzo e Clarice, la quale Clarice sposerà successivamente Filippo Strozzi, questo grandissimo banchiere, che poi aiuterà Caterina e sarà sempre al suo fianco, così con l'affetto, anche perché ovviamente Clarice è vicina a Caterina, ma anche perché, come ho detto, ha una grande disponibilità di denaro anche in questo senso. Quindi voi dovete comprendere come praticamente Giovanni De Vinci, quindi deve andare molto in là nel tempo, con Cosimo il Vecchio, al momento in cui Cosimo il Vecchio fonda in maniera ufficiale la banca, il Banco dei Medici, perché già il padre, Giovanni De Vinci, aveva naturalmente una sostanza in denaro, in capitale piuttosto notevole, ma è Cosimo colui che praticamente gestisce il Banco dei Medici e sarà colui che poi creerà diverse filiali in tutta Europa, cioè il mondo conosciuto, e quindi comincerà il discorso della carta di credito e quindi anche quel percorso di banchiere che naturalmente avrà il suo spessore. Pensiamo che il concilio di Firenze sarà portato o invitato a venire a Firenze da Ferrara, proprio perché Cosimo il Vecchio, grazie ai suoi denari, potrà comprare praticamente il Duca d'Este e quindi portare il concilio da Ferrara a Firenze. E per noi il concilio di Firenze non è stato un concilio, sì, ecumenico e diciamo su un progetto anche di revisione di dottrina religiosa, ma è stato principalmente per Cosimo un momento per gestire sì il denaro, ma anche per dare a noi, e quello che noi siamo eredi, la cultura umanistica, perché con il concilio di Firenze naturalmente arrivano soprattutto dal mondo, da Bisanzio, quindi dal mondo orientale, arrivano tutti quei dotti per cui portano tutti quei volumi, che sono volumi in cui Firenze riuscirà, grazie a quello studio di greco che dalla fine del 300 si era formato nella città con il dotto Crisola, eccetera, e quindi riuscirà a tradurre quei testi che arriveranno da Bisanzio. Quindi Gemisto, e se voi andate, Gemisto, non mi viene il cognome, Letone,
Gianvito Petone, e se voi andate alla cappella dei Medici in Palazzo Medici Riccardi, dove c'è la cavalcata di Benozzo Gozzoli, vedrete un affresco molto particolare, perché è stato realizzato completamente al buio, solo grazie alla luce delle torce e delle candele, e praticamente è un inno a questo concilio. Vedrete i tre maghi, vedrete il seguito, vedrete tutti i dotti fiorentini che sfilano durante questo concilio, questo per far capire che c'era davvero dell'altro, oltre a un discorso di studio dogmatico della Trinità o di studio dogmatico sul Purgatorio. Il discorso era davvero un ingresso della sapienza del mondo orientale, del mondo greco, e quindi ci rendiamo conto come ci si domanda come è stato possibile realizzare un affresco così da Benozzo Gozzoli e dai suoi allievi praticamente al buio, così perfetto, il paesaggio edenico, e quindi anche il pavimento ha veramente un percorso esoterico da studiare, perché c'è tutto un disegno che si riferisce alla creazione. Ora non è che mi posso soffermare sulla cappella dei Medici di Benozzo Gozzoli, però vi invito a andarla a vedere, perché è uno scrigno prezioso per noi fiorentini e per chi anche vive a Firenze e che apprezza le qualità artistiche di Firenze, dove davvero troviamo come un sunto di quello che è stato il concilio di Firenze. Quindi Cosimo il Vecchio è il primo banchiere ufficiale della famiglia Medici, non vive l'aspetto politico in prima persona, la sua sovvenziona i suoi collaboratori, ma non ne entra a far parte. L'importante è anche vedere un attimo le donne, perché naturalmente le figure femminili, diciamo fino a Piero, al figlio di Cosimo, sono figure femminili abbastanza in sottordine, che fanno masserizia, perché se pensiamo a Contessina dei Bardi, la moglie di Cosimo il Vecchio, pur appartenendo alla famosissima famiglia dei Bardi, che anche loro erano dei ricchi banchieri, i quali sono ricordati per il fallimento quando naturalmente prestarono una forte somma di denaro a Edoardo d'Inghilterra, il quale però dopo una guerra sfortunata con la Francia non poté restituire, e i Bardi caddero in disgrazia, ma grazie al matrimonio di una di loro, quindi di Contessina, con un Cosimo dei Medici si rialzarono, quindi ripresero vita le loro finanze. Però ripeto, anche la moglie di Piero dei Medici, Lucrezia Tornabuoni, anche lei, pur appartenendo a una famiglia molto importante, la famiglia Tornabuoni, un inno a questa famiglia, voi andate in Santa Maria Novella e vedete dietro il coro tutti gli affreschi del ghirlandaio che ha operato proprio per ricordare questa famiglia e l'importanza di questa famiglia Tornabuoni, che si chiamava Tornaquinci e poi cambiò il nome in Tornabuoni. Però anche Lucrezia rimase in ombra, anche se era una donna colta, perché scriveva in latino, scriveva poesie, scriveva salmi, quindi era una donna capace, però rimaneva sempre in ombra, tanto che il figlio Lorenzo prende da lei nell'ambito davvero della cultura e del sapere, quella passione per la ricerca e per anche tutto il percorso anche della biblioteca. Pensiamo alla biblioteca lorenziana, a San Marco, che già era stata iniziata la biblioteca di San Marco da Cosimo e che poi Lorenzo naturalmente amplia. Quindi questa parte del ramo principale fino a Lorenzo
Diciamo, è un ramo molto importante perché da noi, quello che noi viviamo a Firenze e di cui viviamo, perché il turismo, che io dico che venga perché è un'industria, molto spesso questo turismo viene e non sa bene che cosa viene a vedere e come anche, è brutto dirlo, però devo dire come tratta un po' i nostri monumenti, le nostre opere, perché sinceramente forse non si rende conto che noi abbiamo un patrimonio unico al mondo e che noi dobbiamo conservare per i nostri nipoti, per quelli che verranno dopo, perché è un patrimonio unico, perché parla della nostra storia. Vedete, se noi perdiamo la memoria di dove veniamo, di quello che è il nostro passato, perché attraverso il passato noi costruiamo il presente. Per me, quando si parla dei giorni della memoria, sono importanti, ma non perché si deve ricordare, insomma, ma perché la memoria aiuta a costruire il presente, perché se noi dimentichiamo questo, il presente rimane così, nebuloso, mentre il passato dà a noi la possibilità di costruire meglio il presente. Ecco perché tutto quello che è stato operato, soprattutto fino al 500, è stato un periodo fondamentale, un periodo unico, perché si sono succeduti artisti su artisti, da domandarsi ma come è stato possibile che in 100 anni davvero Firenze abbia dato i natali, abbia portato davvero all'apice della loro carriera importantissimi artisti. E quindi perché? Perché in questo tempo si è formato il pensiero. Perché se noi non abbiamo un pensiero che ci guida, noi siamo, come ho detto prima, la memoria e il pensiero. Perché la memoria ci porta a vedere il passato proiettandolo al presente. Ma il pensiero, se noi non abbiamo una costruzione di pensiero, noi rimaniamo delle persone, sì, che operano, hanno il computer, hanno il cellulare, hanno tutto quello che volete di tecnico, ma il pensiero, noi non possiamo pensare che altri oppure le macchine pensino per noi. Io quando vedo un film in cui si parla di come un robot possa sostituire un uomo, ma questo è un errore enorme, non è concepibile. Io posso dire a una macchina che mi serve me come persona, non che mi può sostituire. Perché l'uomo è fatto di intelletto, è fatto di coscienza, che nessuna macchina potrà sostituire. Quindi noi ora, io lo dico e a tutte le mie conferenze, sono molto attenta a questo, lo ripeto, noi manchiamo di pensiero, abbiamo una non abbiamo filosofia. Quando non abbiamo filosofia, quando la teologia è scarsa, perché dopo il Vaticano II non abbiamo più teologi. Ma la teologia, la filosofia sono pensiero, sono costruzioni di pensiero. Abbiamo ora, a oggi, ereditato da Battimo, questo filosofo che è vissuto, che poi 30 anni fa, ha prodotto 30 anni fa il pensiero dei Bolè, non abbiamo più niente. Da 30 anni a questa parte non abbiamo un pensiero, quindi non abbiamo un filosofo di qualunque parte questo possa essere. Perché anche quando noi parliamo di Marx, noi parliamo di un'alta filosofia, in cui Hegel, questo grande filosofo della dialettica dello spirito, viene assunto da Marx e viene tradotto nella dialettica del lavoro, del plus lavoro. Quindi, capite bene, se noi non abbiamo il pensiero, rimaniamo sterili. Rimaniamo sterili e rischiamo di rimanere sterili se rimaniamo legati a una macchina. La macchina ci deve servire, non ci deve sostituire, perché finché l'uomo non pensa, non prende coscienza di sé, è una macchina. E quindi questo è un limite. Ecco perché il nostro passato, ecco perché quando noi andiamo a vedere la Cappella dei Magi, Palazzo Medici Riccardi, quando noi guardiamo il cupolone, perché tutti vediamo quell'opera grandiosa che è l'opera di Brunelleschi,
e ci si domanda ma com'è stato possibile, perché la procura lui non ha fatto un progetto, non aveva la macchina che gli diceva allora guarda tot materiale eccetera, andava avanti, aveva la sua squadra, lavoravano in squadra, andava avanti, per cui c'era il falegname, c'era lo scalpellino, c'era il muratore, tutti insieme, e hanno prodotto la meraviglia che è la cupola, che rappresenta davvero quella logos, quella entità divina, che è, diciamo, quella, il ventre di Maria, la sapienza. E questa dove l'abbiamo messa la sapienza? Non c'è più. Maria la sapienza, la sapienza. Quindi noi abbiamo avuto la possibilità, senza poi parlare di un Michelangelo, la sacrestia nuova, che veramente vale la pena di andare e vedere. Quindi queste due regine vivono in un tempo che va dalla fine del 400 a metà del 1600, quindi abbracciano la parte dell'umanesimo e la parte del Rinascimento, perché Caterina è figlia appunto di Lorenzo Duca di Urbino e di Maddalena delle Tour d'Averny, che è una francese nobile che Lorenzo sposa, matrimonio naturalmente combinato dallo zio Leone X, e quindi questa bambina nasce e i genitori praticamente muoiono a distanza l'uno dall'altro di pochissimi mesi, e lei, questa Caterina, figlia di cotale padre, anche perché se anche Lorenzo muore giovane, perché muore sempre di sifilide, e naturalmente lascia questa bambina che viene un po', come si suol dire qui a Firenze, sballottata, prima a Roma dalla nonna Clarice Orsini, perché naturalmente la famiglia Medici con Lorenzo sposa, si unisce con gli Orsini, quindi la moglie di Lorenzo e Clarice Orsini, e invece la moglie di Lorenzo de' Medici e di Lorenzo Duca d'Urbino sarà Alfonsina Orsini, quindi sono saliti di qualità, perché sono entrati nell'universo della nobiltà. Un bene, un male? Questa è una domanda. Io credo che in fondo il perdere quelle radici popolane che loro avevano, in fondo i Medici vengono dal Mugello, non si sa bene quali fossero i loro natali, fossero legati anche le pratiche mediche oppure erano semplici mercanti, non si sa bene, però sicuramente avranno sempre quella presa sul popolo. Non per niente, se noi pensiamo bene, Cosimo il Vecchio non ha mai preso cariche, preferiva rimanere diciamo lontano dall'attività politica e pubblica. Lorenzo no, naturalmente Lorenzo sarà costretto a prendere le redini della famiglia dopo Piero, il padre Piero il Gottoso, però sono sempre stati fino a Lorenzo diciamo dei governanti diciamo che non erano proprio in primo piano su Firenze, non avevano quel desiderio di farsi padroni di Firenze, signori di Firenze, rimanevano dietro, come si suol dire, dietro le quinte, e in un modo o in un altro erano sempre ben voluti dal popolo, tanto che quando c'è stata la congiura dei pazzi e la parte nobile, la parte che si era sempre dimostrata legata a quella nobiltà terriera e che aveva poi con il Papa Sisto IV organizzato questa congiura, al momento in cui avviene il tragico delitto nella cattedrale di Firenze, in fondo quando vengono a sapere che Lorenzo è salvo, tutto il popolo scende in piazza ed è tutto il popolo che caccia questa, la prepotenza e questo voler prendere il posto dei Medici, perché la famiglia Medici è vero, aveva tanti soldi, comprava, ma comprava anche tante opere d'arte,
tante, diciamo, ha fatto grande Firenze, le biblioteche, come vi ho detto, grazie ai soldi che loro tiravano fuori, poi naturalmente erano banchieri, facevano il loro interesse, però era sempre accompagnato dal discorso della cultura, non hanno mai dimenticato proprio il popolo, quindi anche per le fanciulle da marito, quel monte di pietà che era legato alle fanciulle che non avevano denaro, hanno sempre cercato di rimanere in equilibrio in questo, e questo è importante, cioè credo che poi tutto sommato vedete che, come ho detto, nella congiura di pazzi la prepotenza di questi che erano gli albizi, che erano i pucci, che volevano prendere con violenza il potere dei Medici, poi non è riuscito, perché poi il popolo si è ribellato. Dice però Piero, il figlio di Lorenzo dei Medici viene mandato via perché c'è una situazione particolare che è l'ingresso di Carlo VIII, quindi i tempi erano diversi. Quindi Caterina viene cresciuta tra Firenze e Roma. Quando Caterina viene promessa in sposa al delfino del re di Francia, naturalmente qualcosa che lei non aspetta, perché lei è vissuta da ragazzina fra le monache di Santa Lucia, che erano delle monache domenicane, e le monache delle murate, che naturalmente l'hanno accolta con affetto, lei la chiamavano la monachina, ma insomma lei non stava male, da queste monache la coccolavano, questa bambina che praticamente è cresciuta con loro, poi è vero, è stata anche aiutata dalla zia, la Clarice, e poi Strozzi, è vero questo, ma in particolare lei ricorderà sempre queste suore, che fossero le suore di Santa Lucia o che fossero le suore delle murate, ricorderà sempre questo periodo della sua infanzia con grande affetto, perché era, si può dire, davvero amata. Lei non aveva conosciuto i genitori, quindi era cresciuta con queste, principalmente con queste suore. Quindi quando viene stipulato il contratto matrimoniale, lei è giovanissima, e il contratto matrimoniale viene stipulato con il secondo genito del re di Francia, Francesco. E quando lei praticamente parte da Firenze per andare in Francia, è un mondo completamente diverso, le si apre davanti, perché andare in una corte francese e lasciare Palazzo Pitti, voi considerate Palazzo Pitti con Cosimo I, perché Cosimo I sarà colui che inaugurerà il ramo cadetto e sarà colui che praticamente porterà il ducato a Firenze. Ecco, con Cosimo I, granduca di Firenze, si avrà davvero il potere medicio, cosa completamente diversa da quello del ramo principale, anche perché considerato un Vasari è l'artista di corte. Vasari rende omaggio continuamente al suo principe, quello che fa lo fa per mandare davvero sugli altari il Cosimo I. Quindi voi immaginate anche le famose vite che lui scrive, le scrive perché Cosimo glielo chiede, perché vuole dimostrare a Cosimo come Firenze e la sua Toscana, il suo Granducato siano davvero, davvero molto importanti da un punto di vista artistico. Quindi tutto quello che voi vedrete e vedete del Vasari ha sempre una base di piaggeria nei confronti di Cosimo I. Ma la cosa anche meravigliosa di Cosimo I e di Leonora d'Antoledo, la moglie, sarà l'acquisto di Palazzo Pitti, quindi, e poi di Boboli, anche lì interessante visitare il giardino di Boboli. L'anno scorso mi sembra ho fatto la conferenza sul giardino di Boboli, perché è un percorso che vale la pena di seguire. Allora, Caterina viene da tutto questo mondo che è fatto di Palazzo Pitti, che lì praticamente si prepara ad andare in Francia. Firenze era rinomata già col tempo di Caterina per la cucina, per i profumi,
Quindi porta tutto questo per le prime, porta tutto questo sapere oltre all'arte, eccetera, lo porta alla corte, tant'è che avrà un nutrito seguito Caterina quando arriva a Parigi. Quindi prima naturalmente, perché una volta non si andava, non avevamo i mezzi che abbiamo adesso, si usava molto spesso la nave, si partiva in nave e si arrivava in nave, perché si cercava di usare la nave perché i tragitti per terra non erano molto agevoli, quindi bisognava prendere delle, non c'erano neanche le carrozze, c'erano questi carri piuttosto grandi, per i nobili erano naturalmente comodi perché ci mettevano una quantità di cuscini, però non era agevole ed erano anche percorsi lunghi e occorreva molto tempo. Quindi quando lei praticamente arriva a Parigi si trova in un'altra realtà, considerate che il mondo che lei va incontro, le tuilerie che poi erano praticamente non avevano il pavimento, e quindi lei rimane meravigliata, avevano buttato qua là qualche tappeto, cioè non ha, ancora se si pensa a una Francia non aveva quel culto artistico che avevamo noi. Sarà poi Caterina a invitare Leonardo, quindi a dire al suocero di pagarlo e di farlo anche operare lì. Leonardo francamente poi nel castello di Amboise si troverà molto bene, vivrà bene anche gli ultimi anni della sua vita. Però per dirvi che è stata poi Caterina a portare opere d'arte, i gioielli, tutto, anche la cucina, no? I francesi hanno anche la cosa più banale per noi, l'uovo alla coque, no? Il famoso uovo alla coque è qualcosa che porta Caterina, il famoso anche non gelato, il sorbetto porta Caterina, perché? Perché il Buontalenti naturalmente a Firenze è alla Reggia di Vitti, preparava degli ottimi sorbetti. Perché? Perché noi avevamo le ghiacciaie tutto intorno alle mura di Firenze, soprattutto nella parte nord, alle cascine ancora è rimasta quella piramide, che era una ghiacciaia, spesso era una forma di piramide, e quindi grazie a queste ghiacciaie noi avevamo creato il sorbetto, soprattutto il sorbetto al limone e all'arancio. Perché? Perché Firenze era ricchissima di queste piante, di limoni, di aranci, e questo anche perché il famoso Concilio di Firenze ci aveva portato tante buone cose, tra cui anche tutto quel mondo che era di piante, più che erano ricche in quei paesi, erano poi arrivate a Firenze. Se voi andate sempre a vedere la cavalcata dei Magi, vedete anche la famosa giraffa che fu portata qui dal sultano, e quella povera giraffa poi morì perché a un certo punto vide una trave e quindi andò contro, avendo questo collo lungo, è rimasta stecchita. Quindi Firenze aveva tutto questo. Pensate in Piazza della Signoria, quando c'era a maggio, il tempo dei fiori, il maggio fiorentino, dei profumi dei fiori, si creavano palchi dove si danzava, ma il mio melodramma è nato a Firenze, con Monteverdi nel tempo di Maria de' Medici, Quindi Firenze per questo è importante, e non dobbiamo permettere che venga a volte fagocitata. E quindi Caterina va e porta tante cose, porta tutta questa ricchezza che va dalla cucina all'arte, e poi anche il modo di cavalcare all'amazzone, è lei che lo porta, no? Con la gamba praticamente destra messa sopra a una particolare sella, eccetera. Quindi lei porta un rinnovamento incredibile, e il suocero Francesco lascia lei carta bianca nell'ambito dell'arredamento, nell'ambito della cultura, nell'ambito dell'arte. Lei davvero per 10 anni, quegli anni in cui lei è rimasta sterile, senza figli, lei ha dato un'impronta davvero alla Reggia. Cosa succede però? La parte di Caterina, che viene conosciuta dai francesi, come dicevo prima, forse viene un po' messa in cattiva luce, è quello che avverrà
dopo la morte del marito, quando diventerà la regina reggente. Perché? Perché cosa succede? Il primogenito Francesco muore e sembra che muoia avvelenato per mano di Carlo V, il re di Spagna ordina questo omicidio nei confronti del primogenito di Francesco e naturalmente sale al potere il marito di Caterina, Enrico. E capite che lei non immaginava mai di diventare regina di Francia, quindi deve a un certo punto imparare a diventare, a quanti fare. Quanti anni diventa regina? Giovane, pensate che lei è andata a Parigi ma da qui 14 anni, quindi 10 anni senza figli e poi 10 anni senza figli e poi 10 anni dove partorisce un figlio alla volta. E allora si domandano, ma come è possibile? Lei partorisce da 10 anni 9 figli e il fatto è che lei a un certo punto, infatti è qui che viene la leggenda per cui questa, i francesi hanno sempre detto questa strega della Caterina, perché Firenze era sì rinomata per i profumi, ma era rinomata anche per il veleno. Quindi colui che poi è un fiorentino, colui che avvelena poi il delfino Francesco, è un fiorentino che viene pagato da Carlo V perché crea questa pozione di veleno. Quindi immaginate anche la morte di Francesco, dei Medici e di Bianca Cappello, anche lì è stata una pozione di veleno che non appariva tale, era priva di odore, priva di sapore. Quindi un po' questo discorso alchemico di Firenze era anche un discorso legato anche all'uso della preparazione di queste sostanze velenose. Quindi non si lei praticamente da essere sterile per 10 anni poi arriva a essere prolifera. Però la domanda è questa, lei in fondo è vero, noi sappiamo dopo la storia del suo legame con Nostradamus e quindi il fatto che lui preveda la morte dei suoi tre figli, però la domanda è questa, che lei quando arriva a Parigi lei ha una rivale, l'amante, questa famosa Diana, che è l'amante del marito da tantissimo tempo, perché una volta naturalmente i figli dei re, dei regnanti, ma anche i figli dei nobili venivano preparati a quello che sarebbe stato il loro compito di procreazione da donne più anziane. Quindi che avevano più anni e questa Diana di Poitiers aveva 20 anni più di Enrico e naturalmente lui rimarrà legato per tutta la vita finché non morirà per quell'incidente di torneo che giocherà per una festa, rimarrà legato a questa donna e questa donna sarà colei poi che metterà sempre Caterina non in buona luce e a un certo punto Caterina si rende conto che se vuole regnare, se vuole dare un erede al marito, deve farsela amica. Questa è la donna, naturalmente riconosceva, era lei che conosceva davvero le arti amatorie, e sembra che lei abbia suggerito un medico che l'aiutava in tanti suoi problemi. Quindi probabilmente per non avere figli, qualcosa che invece era l'opposto di quello che poi Caterina avrà. Insomma, fatto sta che lei in termini di 10 anni partorisce 9 figli, poi naturalmente 3 muoiono, ma gli altri vivono e quindi poi successivamente avranno un regno più o meno breve, le femmine andranno spose chi al re di Francia, chi è re di Spagna, chi è re d'Inghilterra e quindi naturalmente si creerà davvero una stirpe legale grazie a Caterina. Però la parte in cui Caterina dovrà cimentarsi è il momento in cui muore il marito per questo incidente di torneo e deve prendere lei
le redini di questo stato, di questo paese, perché il figlio è troppo giovane, Francesco è troppo giovane, quindi è lei. Ecco, è lì che si gioca il discorso di Caterina. Caterina, quando prende, diciamo, il potere, la situazione della Francia è molto difficile, perché non dimentichiamo, noi abbiamo avuto Lutero, quindi c'è stato tutto il mondo protestante che ha preso forma in Europa. Quindi Lutero più nella parte, la parte austriaca, la parte prussiana, quindi quella parte orientale dell'Europa, ma Calvino la parte che andava dalla Svizzera alla Francia. Quindi i calvinisti, che poi in Francia venivano chiamati ugonotti, perché ugonotto voleva dire assemblea, si trovavano in queste assemblee religiose che seguivano naturalmente la riforma di Calvino. La riforma di Calvino è stata una riforma molto dura da un punto di vista della morale, perché la differenza tra morale e etica è questa: l'etica si applica al mondo laico, chiunque, un agnostico, un ateo, applica la sua etica, cioè un'etica di comportamento e di relazione con gli altri. La morale si applica principalmente con la religione, e la religione, la dottrina religiosa, che poi crea la propria morale. Diciamo che Calvino porta una morale molto rigida, e quindi c'era questa divisione in Francia fra ugonotti e cattolici. Cosa voleva dire? Era solo un fatto religioso? No, non era solo un fatto religioso, considerate che la borghesia era principalmente una ugonotta. Quindi la borghesia voleva dire la parte vitale del paese, mentre la nobiltà rimaneva sempre cristiana, cattolica, legata al Papa, quindi papista. Quindi noi abbiamo avuto degli anni incredibili, quindi abbiamo detto l'Austria, la Prussia, la Francia, l'Inghilterra, come ricordavo, con l'anglicanesimo. Quindi c'erano anche questi movimenti religiosi a cui poi si legavano interessi economici. Quindi in Francia c'era la lotta fra la borghesia, ugonotta, e l'aristocrazia, che era cattolica. Quindi lei si trova in un momento a dover gestire questo. Per cui lei, appena dopo poco che prende il ruolo di regina madre, riunisce gli stati generali. Voi gli stati generali li avete sentiti ricordare con la rivoluzione francese, no? Che a un certo punto Luigi XIV riunisce gli stati generali. Gli stati generali erano i tre stati: la nobiltà, il clero e la borghesia. Quindi l'alto clero, attenzione, noi parliamo sempre di alto clero, parliamo di nobiltà, ma era sempre una nobiltà legata al re. La borghesia è sempre la ricca borghesia, ma che gestiva i traffici, che gestiva la mercatura. Ecco perché poi a Caterina fa comodo lo zio, Filippo Strozzi, perché l'aiuta nei momenti di difficoltà in cui deve combattere, gli dà i danari, si pinge da molti danari a Caterina. Quindi ecco, Caterina vive in questo tempo, il tempo che di Caterina e dei figli. Il figlio Francesco viene avvelenato, muore, succede il figlio Carlo IX. Anche lui naturalmente succede al fratello ancora troppo giovane per prendere le redini del paese, ed è sempre Caterina. È lei che gestisce la Francia, perché al momento in cui muoiono questi figli, il figlio poi che succede è troppo giovane, e quindi è lei che gestisce. E lei deve gestire una situazione in cui naturalmente cosa succede? Che alla corte si schierano le famiglie potenti, dei nobili legati al mondo cristiano-cattolico, e anche i nobili che sono legati al mondo ugonotto, cioè al mondo della borghesia, di quella, come posso, di quella ricchezza dinamica. Quindi lei deve gestire queste due realtà anche a corte, quindi i Guisa e Condé. Quindi lei si trova molto spesso a dover combattere fra una realtà papista e una realtà invece più calvinista, che però era legata alla mercatura, quindi era quella che poteva dare più danari al regno. Addirittura la figlia Margot,
voi avete sentito parlare di questa figlia che sposa poi Enrico di Navarra, che poi successivamente sarà il re di Francia e sposerà Maria de' Medici, racconta che la madre, per gestire il potere, andava in giro per la Francia, andava nei luoghi più importanti, si muoveva molto, quindi è stata una donna in questo dinamico, non è che è stata ferma a corte e se solamente circondata di ricchezza, no, lei bene o male veniva ancora da quella famiglia, bene o male di mercanti, che erano a contatto con la gente, lei è stata a contatto con la gente, e allora per estorcere dei segreti si portava dietro le famose escort, delle belle donne che le invitava ad andare ad avere delle relazioni con gli uomini importanti delle varie città dove le andava a trattare, per poter sapere, erano come delle spie, non avevamo, gli Stati Uniti ci controllano la vita, no? Allora non c'era, ma c'era, quindi vedete, l'escort non era una cosa di oggi. C'erano queste donne che Caterina, quando Caterina entrava in una città e voleva sapere certe cose dei governanti, allora queste bellissime donne si facevano invitare a cena eccetera da questi uomini importanti, e così Caterina poteva poi gestire la situazione sapendo quello che questi uomini volevano fare. Questa è nella memoria di Margot ha lasciato molte memorie di sé, della sua vita. È stata una donna, diciamo, un po' che ha precorso i tempi, perché lei è stata una donna che non era legata a dei protocolli di corte, era molto libera. Quando la obbligano a sposare Enrico di Navarra, lei lo fa perché bene o male sa che deve farlo, era così, è vero, una volta si poteva poco, però fa un patto con Enrico di Navarra, ci sposiamo però ad ognuno la propria libertà, cioè lei al momento in cui si sposa con Enrico di Navarra fa dichiarare amicizia lunga, nel senso che lei continua a fare la sua vita, e così lui, tant'è che si domandano ma ci sarà l'annullamento del matrimonio, non sanno neanche se l'hanno consumato, perché lei continuerà a avere i suoi amanti e lui idem dei suoi amanti. Quindi Caterina vive un momento storico molto difficile, tant'è che quando avremo la famosa notte di San Bartolomeo, sarà proprio nel tempo del matrimonio di Margot, di Margherita, con Enrico di Navarra. Gli invitati ugonotti entrano a Parigi per partecipare alle nozze di Enrico di Navarra, ma naturalmente i Guisa, che sono del partito cattolico, chiudono tutte le porte della città, e lì naturalmente la notte viene la carneficina, tant'è che la famosa prima notte fra Margot ed Enrico di Navarra non se ne accorgono, ma punto interrogativo, a parte non si sa neanche se hanno consumato, ma naturalmente durante quella notte di San Bartolomeo, 23-24 agosto, succederà davvero una terribile carneficina. Certo che quella è stato un episodio molto cruento, e Caterina, lei ha affermato che non sapeva niente, né lei né il re. Questo è un qualcosa di cui non possiamo essere certi, sicuramente sapeva, ma come possiamo noi dare una giusta valutazione? Bisogna a volte vivere quei tempi, trovarsi in quei tempi. Certo, diciamo che sempre dobbiamo dire questo, che la religione sfortunatamente è sempre quel pretesto che anima gli animi, per cui si combatte a nome di, e sinceramente, anche se in quel tempo Erasmo di Rotterdam parlava di togliere questi baluardi da una religione all'altra, da un credo all'altro, perché già precorreva i tempi e cercava di portare una religione universale, però era poco ascoltato, e sfortunatamente anche oggi
noi si vive una realtà in cui ci si combatte ancora per le religioni, per la religione. Quindi io non voglio entrare nel merito, però lo vediamo, noi abbiamo questa realtà, perché anche sabato a Durlate abbiamo dovuto interrompere la conferenza perché è stata trovata una valigia, e quindi sono stati chiamati i carabinieri eccetera, e quindi abbiamo dovuto interrompere perché hanno fatto saltare questa valigia per paura sempre di un attentato. Questa è la realtà che viviamo. A nome di una religione no, questo diciamolo, no. A nome di un fanatismo che viene ad essere molto comodo per chi gestisce un tipo di potere, non è religione, assolutamente, questo che sia ben chiaro, che poi non si prenda questo perché ci fa comodo, perché a questi pazzi fa comodo dell'ISIS, e quindi prendiamolo pure, ma non è questo religione. Quindi il discorso fondamentale, tutto quello che noi ci muoviamo per il dialogo interreligioso, per l'ecumenismo, è proprio perché si arrivi a un dialogo di pace. Quindi giudicare Caterina è difficile. Sappiamo che dopo Carlo IX verrà al potere l'altro figlio, perché muore Carlo IX, muore di tubercolosi, e l'ultimo figlio a regnare è Enrico, ma è un uomo un po' strano, un uomo che praticamente è effeminato, si circonda di tanti compagni, diciamo di compagni, non saprei neanche come definire, e quindi non ha quella capacità di tenere il potere, e naturalmente Caterina dovrà anche in questo caso assumere il potere della Francia. È anziana, è malata, e a un certo punto arriverà per lei la morte, e questo regno poi passerà al genero, a Enrico di Navarra. Passerà Enrico di Navarra. Enrico di Navarra è il marito di Margherita di Margode, la figlia di Caterina. Non hanno avuto figli, quindi lui praticamente tanti amanti, ma nessun figlio da Margherita. Avranno un annullamento da parte del Papa, e a questo punto entra in scena Maria, che è figlia di Francesco dei Medici, e di Giovanna d'Austria. Francesco dei Medici, penso lo ricordate, ve l'ho detto prima, della storia con Bianca Cappello. Quindi Francesco de' Medici è il padre di Maria, quindi anche in questo caso la madre muore, che lei è ancora bambina. Maria viene cresciuta naturalmente nell'entourage del Palazzo Pitti, in attesa di un pretendente. Il pretendente è, in questo caso, sarà Enrico di Navarra, e naturalmente perché lei possa sposare, possa fare questo matrimonio così importante, Ferdinando, che è il fratello di Francesco dei Medici, sborserà tantissimi soldi, perché le casse francesi sono veramente in cattivo stato. Ci sono state tutte queste guerre fra ugonotti e cattolici, fra la Francia e la Spagna, perché voi sapete che era la Spagna che dava i danari al movimento cattolico di Guisa, e quindi Enrico, quando sale al trono, ha molto bisogno di denaro, e Ferdinando naturalmente paga in maniera piuttosto abbondante il matrimonio con la nipote Maria. Maria e Caterina sono due persone completamente diverse. Allora, Caterina risente di quello che è stata la sua educazione, a parte dalle monache, ma poi lei respira l'aria di Firenze, respira un modo di comportarsi diverso da Maria, perché viene da una famiglia ancora legata ai commerci, all'arte in particolare, respira quell'arte, quello che era anche Palazzo Medici in Via Larga, e poi le ville. Lei sta molto anche alla villa di Poggio a Cagliano, diciamo si nutre Caterina di tutto questo.
Maria è diversa. Maria è stata una, io credo, principalmente quando è diventata regina di Francia, e Rubens poi naturalmente celebrerà questa donna al potere, è stata una donna di potere. Ecco, diciamo che ha amato, se noi leggiamo la vita di Maria, una donna che ha amato principalmente il suo potere. Tant'è che mentre Caterina sì, è regina e quindi deve sempre occuparsi dei figli a distanza, però bene o male è vicina a loro, cioè in un modo o in un altro lei ama i suoi figli, lei cerca sempre il bene dei figli, lei Maria cercherà principalmente il bene suo. Quindi quando poi arriverà un punto in cui Enrico morirà per un attentato anche lui da parte, perché naturalmente Enrico di Navarra nasce come protestante e poi naturalmente viene guidato dai gesuiti a diventare cattolico, però la famosa frase, no? Parigi va bene una messa, è sua, perché non è che a lui interessasse in modo particolare il cattolicesimo, lui interessava prendere la corona in testa. Quindi tant'è che poi quando muore lascia una disposizione che il suo cuore venga tolto dal torace praticamente e venga conservato dai gesuiti, una cosa particolare. Ovviamente i gesuiti, voi sapete, hanno avuto sempre un ruolo qui a Firenze in particolare molto forte, erano coloro che raccoglievano le confessioni dei vari signori, dei vari monarchi, i gesuiti, sembra che fossero anche coloro che erano le spie, no? che se prendevano la confessione poi sapevano come muoversi. Comunque la cosa strana è che lui quando lascia questa disposizione alla sua morte il cuore venga dato ai gesuiti. Quindi muore per un attentato da parte, sembra, di questo uomo che era un po' folle e che uccide il re Enrico di Navarra proprio perché lo riconosce sempre un ugonotto. Quindi ecco, quando Maria prende il potere, il figlio Luigi è troppo piccolo, lei gestisce un potere non a favore del figlio, un potere che è suo. Lei è la regina di Francia, lei praticamente desidera tutti gli onori, lei si fa poco prima, mi sembra poco un mese prima che muoia il marito, lei si fa incoronare regina di Francia, ama molto questo ruolo e lo porta avanti in prima persona. I figli sembra che non li vedesse mai, è vero, i figli vedevano sempre con le nutrici, con gli educatori, però lei in particolare non ha avuto un rapporto minimamente con i figli, per cui Luigi, quando Luigi XIII, quando sale anche al trono, non le riconosce questo ruolo, perché non le riconosce di regina madre, perché di madre lei non ha dato niente. E quindi ecco comincia praticamente questo sempre conflitto fra Luigi XIII e Maria. Poi in questo conflitto entra anche il Richelieu, perché? Perché è un gioco a tre, anche questo cardinale che naturalmente anche lui è primo ministro, ma gioca molto su queste sue re e la regina madre, per il sempre per un discorso di potere. E non dimentichiamo che la lotta fra ugonotti e cattolici continua, quindi continua sempre la guerra con la Francia e la Spagna. A volte penso, quante guerre, quante persone sono morte davvero per il nulla, no? Io a volte mi viene da pensare quanti soldati sono stati arruolati, è vero, c'erano i mercenari che prendevano un soldo eccetera, ma quanti sono morti, quante devastazioni noi abbiamo avuto per nulla, perché quel re doveva fare guerra a quell'altro re, e perché quell'altro re era cattolico, quell'altro re era protestante, cioè cose. Noi abbiamo dato tante vite umane, ripeto, per il nulla,
follie, scusatemi se questo mi permetto di dirlo, l'ultima la nostra guerra, che delle follie. Cioè noi davvero, ecco perché la memoria, perché non deve succedere che certi personaggi prendano il potere, la follia, la pura follia che si ammanta, no? Che si ammanta di un qualcosa, noi avevamo la mistica fascista e la mistica nazista, ma scherziamo? Quindi ecco perché dobbiamo non perdere il pensiero, ecco perché non dobbiamo perdere la nostra coscienza, perché quello ci tiene a barra dritta, e non ci fa perdere la dritta. E allora cosa dire? Di Maria sinceramente c'è da dire che diciamo che è la regina che ci ha fatto meno onore. Mentre Caterina nel bene o nel male ha gestito un momento storico, a mio avviso, molto difficile, Caterina sì, Maria sì, entra anche lei a essere regina di Francia, però più che altro era una gestione di potere e di ricchezza, perché lei arriva in Francia molto ricca. Come vi ho detto, lo zio Ferdinando le aveva dato delle immense ricchezze, era padrona di una quantità enorme di terre, di ducati, quindi di contee, quindi aveva una grande ricchezza. E questa ricchezza poi l'ha finita, perché l'ultimo figlio, questo effeminato di Enrico, praticamente subiva un po' il fascino di lei, e l'altro figlio che poi muore giovane, anche lui subiva il fascino di lei, oppure subiva il fatto che lei avesse molti denari, per cui lei ha speso tutto quello che aveva, gioielli, le sue terre, eccetera, per dei conflitti, così, per il potere, conflitti contro il figlio Francesco, il figlio Luigi, per tornare, perché poi il figlio Luigi la manda via da Parigi, allora lei si rifugia nei Paesi Bassi, e poi nei Paesi Bassi organizza un esercito perché questo esercito vada contro il figlio Luigi per riprendersi il potere di Parigi. Fa tutti dei giochi che sono solamente giochi di potere, finché finisce tutto il suo avere, tutti i suoi averi, e con poco chiede al pittore Rubens di accoglierla a Colonia. Lei morirà a Colonia, povera, povera, perché lei ha speso una fortuna immensa in guerre inutili contro il figlio, contro il Richelieu. E quindi diciamo che io non direi tanto Caterina, ma quanto Maria ha lasciato, tranne che quella bellissima reggia di Lussemburgo, che non è altro che una copia del Palazzo Pitti, come i giardini del Lussemburgo, e tutti quei bellissimi quadri di Rubens che la ritraggono, perché la ritraggono questa regina che ama, no? L'adulazione, e quindi Rubens ci lascia davvero un ricordo di lei, e quindi della sua potenza. Siamo già con Rubens in pieno barocco, quindi queste figure piuttosto imponenti, piuttosto anche ricche di abiti e di ricchezze. Noi pensiamo che anche gli abiti stessi erano così pieni di pietre preziose che non so, forse ci vorrebbero comodore. Ecco, quindi finisce qui. Ciao.